Dipende dalla persona, non è il fatto dei greci, degli italiani, degli spagnoli. Dipende tutto dalla volontà. Fino all'anno scorso abbiamo visto che molte persone erano in melancolia, erano depresse, tutti quanti che parlavano della crisi come una tragedia greca. Però io sono ottimista. La bella Maria, tanti anni in giro per il mondo, la dolce Penny, ex insegnante che ama la terra, due sorelle alla ricerca di una via. La trovano in questi 3.000 metri quadri, vicino Corinto. Il nonno ci coltiva arance, loro vogliono farci crescere lumache. Riescono a convincerlo, ottengono il terreno e un'intuizione, nata al ristorante, le consegna a una carriera da imprenditrici. Allora mi ha chiamato mia sorella, mi ha chiamato Penny. Mi ha chiesto cosa facevo, le ho detto guarda mangio un piatto di lumache e ha riso, ho detto ma è meglio che non ridi anche perché un piatto di lumache in Svizzera costa tantissimo. E poi lei mi ha detto ah davvero ma costano così tanto? Sai che oggi piove a Corinto, potrei andare fuori in campagna al nostro giardino e trovare qualche lumachina e mandartela in Svizzera. E ridevamo tutte e due. Però non l'abbiamo dimenticato. Perché se uno dice per esempio lumaca, tutti sanno o Vlahu, che è il nostro cognome, o due signore da Corinto, oppure la Dida Ferecos, oppure quelle a Corinto che una ha mangiato le lumache a Svizzera. Cominciano nel 2008 con 7 collaboratori e finiscono l'anno con 20. Oggi esportano in Italia, Spagna, Francia, Svizzera e Turchia. A quante persone date lavoro? Adesso sono 168 allevatori in tutta la Grecia che ci collaboriamo e poi c'è anche ancora uno all'estero, in Germania. Finché non c'era la crisi era molto facile pensare che vado a lavorare al pubblico. Adesso crescono nuove idee, vediamo che c'è la novità, una parola che non c'era prima. Sicuramente sono orgogliosa di essere greca. Adesso sono loro a ospitare giovani stranieri per stage internazionali. Io poi sono stata fortunata ad lavorare qua in questa azienda, che è un'azienda che esporta in tutto il mondo, che poi è retta da due donne e quindi è quasi una. Mi dà la spinta poi per ritornare in Sicilia e fare qualcosa di buono per la mia terra. Sono loro a dare lavoro a giovani greci troppo spesso costretti a emigrare coi loro saperi. Un senso di responsabilità che chiedono non solo a se stesse. Il problema non è di mandare via i politici, la politica ci vuole, ma soprattutto ci vuole l'umanità e ci vogliono le persone giuste, addette a quello che fanno. E, no, secondo me non è giusto mandare via i politici e non è neanche giusto di aspettare tutto dai politici. Che prima di tutto dobbiamo avere la conoscenza di noi stessi e di vedere cosa possiamo fare noi.